Golosi di salute, che cos'è Golosi di salute? È questo qua, questo laboratorio qua, ben attrezzato, moderno, ma che lavora ancora con la tradizione, cioè siamo molto legati sia al territorio, ma legati soprattutto a un territorio innovativo, cioè mi piace fare delle innovazioni, mi piace andare avanti e, come dice il marchio, soprattutto fare dei dolci con un'attenzione particolare alla salute, logicamente. Nasce circa 10 anni fa, ormai, mi sembra ieri quando è nato tutto il progetto, da una mia idea di voler fare una pasticceria un pochettino alternativa. Si dice sempre che i dolci fanno male, che fanno ingrassare, che creano dei problemi alla salute. Io 10 anni fa ho voluto vincere questa sfida, cercando di proporre dei dolci che fossero golosi, buoni, ma che non facessero male alla salute. Di conseguenza ci ho lavorato, ci ho sperimentato sopra, fin quando poi è nato questo laboratorio, dove produciamo tutta una serie di dolci che vanno dalla diabella che è senza zucchero, per esempio la sacchera all'olio extravergine d'oliva, al panettone con il farro, il tiramisù fatto con la farina di riso. Naturalmente tutto questo senza mai dimenticare una condizione numero uno per poter mangiare un dolce, cioè la bontà. Il laboratorio è strutturato con dei capi reparto, abbiamo dei reparti ben divisi a seconda del reparto del cremoso, del secco. Nel cremoso facciamo i dolci a bicchiere, le mousse, le torte, nel reparto del secco vengono fatti i panettoni, le crostate, i biscotti, abbiamo un reparto cioccolateria, abbiamo un reparto gelateria, è tutto quanto rigorosamente fatto a mano. Non è nient'altro che un grande laboratorio, non è un'industria, è come se fosse un laboratorio di pasticceria artigianale, con la differenza che le macchine sono un pochettino più grandi, ma facciamo ancora tutto a mano. Naturalmente il panettone di Golosi di Salute è una ricetta mia, provata e sperimentata negli anni. Noi ci distinguiamo dagli altri panettoni intanto per il discorso dell'artigianalità, quindi un prodotto sicuramente fatto tutto interamente a mano, naturalmente a lievito naturale come ogni panettone deve essere, però con la caratteristica di avere anche all'interno della farina di farro. E la cosa di cui vado particolarmente orgoglioso del mio panettone è l'umidità. Praticamente si dice sempre che con un buon panettone devi assolutamente bere qualche cosina, può essere un po' di moscato o qualcosa, per carità ci sta bene anche qua, ma nel panettone quando è asciutto il bere qualcosa ti aiuta a mandarlo giù. Noi ci scherziamo sopra e diciamo che il nostro panettone addirittura è dissetante, nel senso che anche se non ci bevi qualcosa in accompagnamento sicuramente non ti mancherà la parte umida della ricetta.